Bentornato Goodler, bentornata. In questa lezione andiamo a vedere qualcosa che ti può tornare utile nel momento in cui devi giungere a qualche periferica da qualsiasi parte ti trovi nel mondo. In pratica andiamo a vedere il port forwarding. Cos'è? Come definito da Wikipedia, il port forwarding è l'operazione che permette il trasferimento dei dati da un computer ad un altro tramite una specifica porta di comunicazione. In pratica l'attraversamento di una porta tra computers. Cerchiamo di rendere semplice il tutto con un esempio. Se io volessi entrare in una casa legalmente, giunto in prossimità dell'appartamento, dovrei bussare o suonare al campanello e dovrei attendere una risposta. Nel caso in cui il proprietario me lo conceda, aprirà la porta e mi consentirà di entrare e portare con me all'interno quello che ho. Al contempo, se lui volesse uscire, dovrebbe comunque aprire la porta della sua abitazione per transitare all'esterno. Come ulteriore evoluzione, una volta entrati nell'appartamento, potrei dirigermi verso una specifica camera o sezione della stessa per svolgere un determinato compito. In sintesi, da una strada pubblica siamo entrati in un indirizzo privato e raggiunto un punto specifico all'interno dell'indirizzo stesso. Ecco realizzato il port forwarding nella vita di tutti i giorni. La lezione a questo punto termina. Bando alle ciance, in termini informatici, il padrone di casa è il router col suo firewall. Aprire le porte del router consente ad uno specifico servizio o programma di svolgere la sua funzione. In base al compito del programma sarà necessario aprire una specifica porta per raggiungere un dispositivo univoco o un protocollo, come può essere una IP cam, un sistema di videoregistrazione, un elettrodomestico, una stampante, un antifurto, un programma di ricezione email, visualizzazione pagine web e quanto vuoi. Il programma può prevedere l'apertura di una singola porta oppure gruppi di porte. Il nostro router ha un indirizzo pubblico assegnato dal provider, come già ormai sai, e grazie ad un servizio di DNS dinamico opportunamente configurato, potremmo giungere al router stesso da un qualsiasi dispositivo connesso ad internet e da qualsiasi parte del mondo. Aprendo una specifica porta per un determinato servizio, ad esempio, per una IP cam possiamo oltrepassare il firewall del router e giungere all'IP cam per visionare, ad esempio, la nostra abitazione. Questo premesso, l'aver abilitato il router stesso al controllo remoto, in pratica un segno di spunta all'interno della sua configurazione. Come si realizza il port forwarding? La procedura per aprire le porte necessita prima di tutto conoscere l'indirizzo IP privato del dispositivo e anche la porta che il servizio dovrà utilizzare. Dopo di ciò sarà sufficiente entrare nella configurazione del router stesso, individuando la sezione dedicata per l'apertura delle porte ed impostare anche i parametri nelle varie sezioni che troverai. Questa procedura varia da router a router e anche da modello a modello, quindi non potrò essere fedele al 100% nella descrizione. Ti spiegherò quindi quella relativa al router che sto impiegando in questo momento e la dovrai prendere come punto di partenza per individuare le sezioni simili all'interno del tuo router. Una volta che sei entrato o che sarai entrata con le credenziali di accesso all'interno della configurazione del tuo router, dovrai individuare la sezione dedicata per l'apertura delle porte, che nel mio caso è Port Mapping. A questo punto giungerai dopo aver avuto accesso all'interno della configurazione del tuo router e ti rimando alla consultazione del manuale. Dopo che sei entrato e aver individuato il Port Forwarding o il Port Mapping, potrai trovare diverse opzioni, una già preconfigurata per le applicazioni node oppure una configurazione personalizzata, ma non è detto che troverai una configurazione del genere. Nel primo caso avrai la possibilità di scegliere da un menu a tendina le applicazioni già conosciute, che potranno essere un gioco o qualsiasi altro programma o protocollo, quindi potrai scegliere all'interno della lista che ovviamente già conoscerai. Poi completerai gli altri campi in base all'interfaccia, che potrà essere via cavo,
Wi-Fi, USB e la selezione del dispositivo a cui è indirizzata questa regola, che potrà essere o il PC stesso, lo smartphone, un tablet o qualsiasi altro dispositivo connesso. Al termine dovrai applicare la regola confermando il tutto. Altra possibilità invece è che non hai la possibilità di selezionare un menu a tendina e quindi dovrai selezionare una impostazione personalizzata. Quindi dovrai dare il nome alla regola, scegliere il tipo di interfaccia, la porta o il gruppo di porte, il protocollo e i dispositivi o il dispositivo a cui è rivolta questa regola. Al termine, come prima, applica e salva le impostazioni. Fatto ciò, avrai realizzato la configurazione di apertura della porta o delle porte per quello specifico indirizzo e per quello specifico dispositivo. Qui un resoconto di quanto avrai appena eseguito. Ora, dall'esterno, quel dispositivo sarà raggiungibile tramite il tuo router. Oltre a verificare direttamente se il dispositivo è raggiungibile tramite il servizio da te scelto o magari tramite un'applicazione dedicata, potrai comunque verificare l'apertura della porta tramite un sito, YouGetSignal, tramite un tool, un servizio che viene messo a disposizione che ti permetterà di chiamare un indirizzo ed una porta ben specifica e verificare se è aperta. All'interno dei campi dedicati dovrai specificare l'indirizzo a cui fare la richiesta e la porta che dovrai aver aperta. Qui troverai descritto l'indirizzo pubblico del dispositivo dal quale ti connetti. Dopo aver compilato questi campi, clicca pure su Check. E nella pagina successiva riceverai una notifica di apertura o chiusura della porta. Ora a questo punto potrai controllare ogni dispositivo a distanza, seguendo la procedura appena spiegata del port forwarding. Bene, Gooder, eccoci in zona pratica. Apri un browser e all'interno digita l'indirizzo per poter accedere alla pagina di configurazione del tuo router. Dopodiché accedi allo stesso e vai ad individuare la zona relativa al port forwarding o port mapping. Una volta entrato in questa zona, vai a visionare ciò che ti offre. Puoi o selezionare il port mapping per applicazioni note, quindi avrai un menu a tendina dal quale potrai selezionare il tipo di applicazione a quale dovrai applicare la regola di apertura a porte, quindi tu già avrai a conoscenza e compilerai il resto dei campi relativi, oppure nel caso in cui non l'avessi, vai a creare una regola personalizzata dando un nome alla regola stessa. Dopo aver dato il nome, potrai selezionare o un'interfaccia generica, oppure se non la vorrai specificare, potrai abilitare la regola per tutte le interfacce. Dopodiché, in pratica, potrai scegliere il tipo di protocollo TCP o UDP o entrambi. Supponiamo di voler aprire le porte come se dovessimo utilizzare il programma Emule e a questo punto dovremmo aprire le porte TCP 4662 UDP 4672. Qualora fosse un intervallo di porte, potrai inserire la porta iniziale e la porta finale in questi due campi, poi potrai scegliere a chi è diretto questo traffico o selezionando il nome del dispositivo o individuando il suo indirizzo IP assegnato da router o ancor meglio l'indirizzo MAC, il MAC address. In questo caso potrai avere già una lista di quelli evidenziati. Noi applichiamolo al mio desktop. Una volta che avrò compilato tutti i campi, applicherò il tutto e nella pagina successiva avrò la conferma di quanto abilitato. A questo punto sono pronto per utilizzare il servizio che ho scelto per l'apertura delle porte e raggiungere il mio dispositivo dall'esterno. Bene, come sempre, nella prossima lezione altre informazioni sul sistema Windows. Ora, come sempre, un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e alla prossima!